Un gol per parte, una traversa a testa, un tempo per ciascuno. Re canadese Yesina quindi non poteva che finire in parità. Risultato assolutamente equo e che lascia inalterate le prospettive per le due squadre. Con i giallorossi destinati alla sofferenza sino al termine della stagione ed i leoncelli che vedono la salvezza ad un tiro di schioppo. A determinare il corso del derby la grinta, la cattiveria, l'atteggiamento messo in campo, nella prima frazione i padroni di casa sono nettamente prevalsi sia per quantità di gioco che per numero di occasioni. Poi il gol, ad inizio ripresa, ha rimescolato le carte ed i leoncelli si sono fatti decisamente preferire. L'analisi di Daniele Amaolo. Un buon primo tempo, anzi direi ottimo, una ripresa invece dove avete incontrato un po' più di difficoltà. È corretta secondo te la sintesi? Perfetta, avete fatto secondo me un ottimo primo tempo dove magari oltre il gol abbiamo concluso diverse circostanze e Taboni è stato bravo a difendere la sua porta. Nella seconda frazione, dopo un minuto c'è stato il pareggio, un po' lì abbiamo perso le distanze, la Yesina è venuta fuori, il secondo tempo sicuramente non abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo subito l'aggressività della Yesina, quindi un tempo a testa penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Parli di aggressività, è stato questo il motivo che ha comportato questo secondo tempo più in sofferenza? È chiaro, cosa che abbiamo fatto noi nella prima frazione, la squadra era stata aggressiva e ha riconquistato tante palle, era ripartita e abbiamo fatto male. Il secondo tempo è avvenuto il contrario, è chiaro, abbiamo perso qualche confronto diretto in qualche zona del campo, l'ingresso un po' di Pierandrei ci ha messo un po' in difficoltà, hanno cambiato assetto tattico e abbiamo subito un pochino. Poi è chiaro, il gol è subito dopo un minuto, un po' a livello psicologico, un po' condizionato, anche perché è inevitabile che in casa qualcosina lasciamo diciamo alle spalle, e quindi ripeto, partita importante, è venuto fuori questo pareggio, va bene, accettiamo, muoviamo la classifica e speriamo, ecco, l'obiettivo rimane sempre quello, i 42-43 punti, e a prescindere di chi abbiamo di fronte, arrivare a questa meta, quota. Hai dato un'occhiata ai risultati, almeno per quello che si sa fino a questo momento? Sì, ma i risultati, come ho detto altre volte, li guardo soltanto per fini statistici, ecco, è chiaro che e qualche squadra ho visto che si sta tirando fuori, altre stanno ancora lì a lottare con noi. So che sarà dura fino all'ultima giornata per tutti quanti. Come preparerai questa settimana particolare, visto che la prossima partita dovrebbe esserci questa trasferta di Boiano con tutte le incognite del caso? Ma come tutte le altre gare, dobbiamo non sottovalutare niente, affrontare questa partita con l'atteggiamento giusto, perché non c'è niente di scontato nel calcio, quindi noi abbiamo bisogno di questi 3 punti e mi auguro che i ragazzi si preparino al meglio per questa gara. La svolta quindi auspicata dai tifosi giallorossi non c'è stata, ma il punto non è da buttare contro una compagine come quella di Yesina, giovane, aggressiva, tonica, guidata dalla straripante verve di Strappini a metà campo e dalla fisicità di Traini in avanti. La cronaca narra di una partenza sprint dei leopardiani che sfiorano il vantaggio in più di una circostanza, prima con Galli anticipato da Tombari, poi con Palmieri che dal limite non trova la porta di un soffio, ed ancora con l'applauditissimo ex Sebastianelli che costringe Tavoni alla deviazione in corner. Dagli e dagli, il gol arriva al 12°, punizione di Sebastianelli, di Giulio viene letteralmente dimenticato dai difensori ospiti e da 2 passi in sacca senza difficoltà. Il predominio locale prosegue senza soste, assist di Palmieri per Galli che prova di prima intenzione ma alza la mira. Poi, come un lampo nel buio, l'occasionissima per la Yesina. Rovesciata di Tafani, Traini vince il duello a sportellate con committante Narducci e scarica un destro che picchia sulla parte inferiore della traversa e ricade in campo. Nel finale di tempo Tavoni in uscita anticipa Giorgio Galli. Cianni poi si vede ribattere il suo tiro dal portiere dopo una gigantesca mischia e Mattia Cardinali costringe Verdicchi ad una non facile ribattuta in angolo. Arbitro fiscalissimo che non fa battere il corner ed ordina il riposo senza un secondo di recupero. Ripresa e dal primo arriva il pareggio, volata di Calcina sulla destra, cross con Traini che difende palla, la cede a Mattia Cardinali che fulmina il portiere con una rasoiata imprendibile all'incrocio. La gara cambia completamente, la Yesina rinvigorita dall'ingresso di Pierandrei, che ha preso il posto ad inizio ripresa di Carnevali, prende possesso della metà campo e crea diversi grattacapi alla retroguardia leopardiana. Verdicchio è attento prima su un'inzuccata di Berardi, poi su una velenosa conclusione di Traini. Al 33° Pierandrei trova un varco centrale, ma è ancora il baby portiere locale a neutralizzare. Solite sostituzioni prima dell'emozione finale che la riserva Cianni al 91°. L'ex termolese riceve un pallone da Galli e fa partire un bolide che si stampa sulla traversa.
Così la parità è ristabilita anche nei Legni ed il derby passa agli archivi con un salomonico ed inevitabile pareggio. Qualche sofferenza nel primo tempo, poi nella ripresa siete venuti fuori molto bene. Come giudica questo pareggio? Probabilmente equo, no? Se giudichiamo un tempo per parte. Sì, penso che il risultato sia giusto. Primo tempo sembra che la Recanatese sia stata più cattiva, lottava su tutti i palloni, voleva vincere la partita a tutti i costi. Noi la volontà dei ragazzi c'era, ma sinceramente mi aspettavo anche che la Jesina fosse cattiva quanto la Recanatese. È vero che abbiamo sbagliato completamente sul primo gol avversario, abbiamo lasciato solo Di Giulio in maniera clamorosa, eclatante proprio. Abbiamo avuto una gran palla contro Ini per pareggiare subito una traversa interna che purtroppo è uscita. E invece il secondo tempo ho visto un'altra Jesina, ho visto una Jesina combattiva, cattiva, che aveva voglia di portare il risultato a casa, e questa è la Jesina che ci serve da qui fino alla fine del campionato, senza dubbio. E che in difesa non ha concesso praticamente nulla alla Recanatese nel secondo tempo? Noi alla Recanatese, beh, a parte la traversa di Cianni alla fine. Sì, per la verità anche il primo tempo, al di là di questo gol su punizione, non ricordo parate importanti di Tavoni. È vero, ripeto, che la Recanatese ha fatto più la partita rispetto nel primo tempo, però pericoli in tutta la gara non mi sembra averli corsi. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ripeto, un punto importante, prezioso, che ci portiamo a casa, che serve anche per tenere le distanze, visto che la Recanatese, se non erro, la prossima partita gioca contro il Boiano, quindi insomma 3 punti presi. 39 punti, salvezza, anche se domenica avete la Maceratese, quasi ad un passo. Io non lo so se è un passo o non è un passo, io so solo che domenica prossima c'è la Maceratese, sono già concentrato sulla Maceratese, penso partita dopo partita e basta, poi dove arriveremo vedremo il 4 maggio insomma. Nella classifica del rapporto tra budget e risultati la Jesina è al primo posto? Fatela voi la classifica, io questo non lo so, penso di sì, penso di sì.